Rockstar con la regina Elisabetta. 70 anni e non sentirli, a meno che di non indossare un apparecchio acustico. Ma qual è il segreto di tanta longevità? Che cosa si nasconde dietro ai travasi di bile del povero Carlo? È il momento di un nuovo format tutto nostro, che somiglia a un altro, ma a solo metà budget. Due ristoranti. In collegamento Mondovisione da casa sua, l'ex chef di Kensington Palace, niente meno che Enrico Derflinger. Buonasera, Enrico. Buonasera. Allora, buonasera. Che onore avere lei, proprio lei, oggi qua con noi. Lei, la regina Elisabetta II, taglia oggi un traguardo storico. È la prima monarca britannica a festeggiare 70 anni sul trono. Lei, insomma, le ha dato da mangiare tante volte. Ci dica lei qual è il segreto di questa donna e che cosa mangia. Sicuramente è una persona che mangia una cucina tipica inglese, però tutti i prodotti sono dei suoi allevamenti, la carne, il pesce, i salmoni, il latte, il burro, sono tutti prodotti negli allevamenti che ha la casa reale inglese, quindi mangia molto sano, molto genuino, molto a chilometri zero, come adesso è di moda miglia dire. Miglia zero, lui mangia a miglia zero la signora, la regina. Sì, certo. Ascolti, ma mangia ogni pasto, mangia proteine, carboidrati e vegetali o alterna? No, mangia a volte anche proteine e carboidrati insieme, ama molto le zuppe, fa colazione con il suo burro, col pane integrale, con i fiocchi d'avena, con mezzo pompelmo tagliato a metà, mangia in modo molto, molto genuino, molto razionale, ma anche molto parco, non fa delle grandi abbuffate. La parca regina. Ma mangia il porridge? Sì, certamente, sicuramente sì, mangia il porridge, beve il tè alle 5 come tutti gli inglesi, si rispettino e fa l'aperitivo verso un quarto alle 7 tutte le sere, è precisissima e fiscale, poi alle 8 in punto seduti a tavola. Grandi scoop, quello che succede, la regina mangia il porridge, mie care reginette di TikTok che avete mille ricette, la regina da mo che mangia il porridge, fa l'aperitivo alle 7 meno un quarto, con che cosa? Di solito con un gin tonic o con una bollicina. Fai gin tonic con ogni giorno? Sì, quasi tutti i giorni, quando nei castelli, nelle residenze ufficiali, quasi tutti i giorni. È un'abitudine, molto abitudinaria, fa sempre le stesse cose. Ma come lo butta giù il gin tonic? Che brutto gesto per una regina. Come liba, come sorseggia la regina il gin tonic con delle olivette, delle patatine, delle... Di solito con delle piccole noccioline o con delle piccole cose, ma poco, perché poi va subito a tavola alle 8, quindi sorseggia mentre sta lavorando, mentre fa qualcosa e si prepara la cena. Non ne ha mai bevuto più di uno la regina di gin tonic? Perché sa, un gin tonic è come le ciliegie. Eh sì, come aperitivo no, almeno non lo posso dire. Quindi la risposta è sì, la regina, ragazzi, che succede? Qua non facciamo sconti a nessuno, la regina giustamente apprezza i valori della vita, categoria di cui il gin tonic senz'altro fa parte, vero? Che gin preferisce la regina? È un gin particolare che viene fatto apposta per loro, tutti i prodotti, anche il whisky che prende sempre a cena, dopo cena, e un whisky loro. La regina, ma cosa mi stai dicendo? Sì, loro hanno dei whisky che vengono fatti apposta per loro con tanto di marchio reale sopra, che è quello che io avevo sulle giacche da cuoco, e lei tutte le sere poi un mezzo whisky, un cicchetto se lo fa dopo cena, alcol, whisky tiene pulito le vene, abbassa il colesterolo, per quello che è sbagliato. Quindi anche voi che bevete il whisky, non state bevendo whisky, vi state lavando le vene, se lo dice lui, mica l'ho detto io. E il tè, lo beve con rabocchino o lo beve liscio? In genere preferisce il salato, dei sandwich di salmone o di cetriolo, con la panna acida, poi anche qualche biscottino integrale, ma in genere preferisce il salato col tè. Beh, insomma, una dieta ricca, la dieta della manica, ma lei, qual è il suo piatto preferito agli occhi della regina, insomma, che la regina sempre le chiedeva? Ma io sono diventato famoso per aver fatto questo risotto, che si chiama appunto Regina Vittoria, in una situazione molto particolare, con quasi tutti i capi di Stato, Gorbaciov e Reagan a tavola, ho cucinato questo risotto che la regina ha detto essere il miglior risotto che avesse mangiato in vita sua, come nei film, rompendo il protocollo, mi ha chiamato in sala e mi ha chiesto cosa volevo di regalo. Io potevo chiedere, non lo so, un quadro, un cavallo da 20 milioni di quelli che c'erano il lì. Galles, per dire. E invece cosa ha chiesto?
chiesto la pentola nella quale avevo cucinato questo risotto, che era una pentola della Regina Vittoria, e lei me l'ha omaggiata. E... Non la usa per cucinare, la usa come, la tiene come ricordo personale. Sì, certo, però questo risotto è diventato famoso nel mondo, io con questo poi ho vinto il miglior cuoco d'Italia, d'Europa e del mondo, l'ho fatto all'apertura delle Olimpiadi di Pechino, a quelle di Londra, l'ho fatto ai campionati del mondo in Sudafrica, l'ho fatto per i matrimoni di attori, attrici, cantanti, per tutti i personaggi famosi, lo faccio sempre, è diventato un po' la mia condanna, come dico. Si è stufato, poi il suo piccolo grande amore come di Baglioni, diciamo, questo risotto, si è un po' stufato di rifarlo? No, io sono contentissimo di farlo, l'ho fatto anche questa volta, questa settimana tre volte, lo faccio anche a occhi chiusi, però è il mio cavallo di battaglia, il gatto che lei ama, predilige, e ho avuto occasione di farlo anche tante altre volte, al matrimonio di William, è un tipico riso lombardo, fatto con una bollicina italiana, con timo e maggiorana, burro di Malaga, parmigiano reggiano 24 mesi, e poi un tocco di Sicilia, i gamberi rossi di Mazara del Vallo. Ha visto la torta che hanno preparato per la regina per i 70 anni sul trono? Le è piaciuta? Sì, ho visto come teneva il coltello e mi sono preoccupato un po'. Sì, infatti sembrava un attentato alla torta, più che diciamo una condivisione. È una torta... regina mangia pochi dolci, però è... Perché l'alcol, diciamo, preferisce lo zucchero dell'alcol che non lo zucchero dei dolci. Sì, sicuramente, però come ha visto anche la mamma... arrivano a superare i 100 anni questi, come il Duca d'Edimburgo, quindi non penso poi faccia così male. Chef Del Flinger, le ha fatto gli auguri oggi lei alla regina? Certamente, sicuramente sì. In che modalità? Come l'ha raggiunta? Con un SMS a uno dei suoi figli, però non mi faccia dire a chi. Beh, Andrea c'è altro da pensare in questo momento. Sarà Carlo? Ma perché? Charles? Sì, è il principe per il quale io ho lavorato e sono ancora in ottimi rapporti, certo. Beh, allora guardi, ci saluti la regina, non avrei mai immaginato di dire questa frase a qualcuno, ma in questo caso lei mi permette di dirla con un senso. Grazie chef, grazie mille per essere stato con noi e mi saluti la regina. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Grazie. Mangiamo sano sempre, grazie, anche beviamo sano, grazie. Il secondo ristorante.